Signori e signori, salve, eccomi qua per la mia e la vostra felicità. Come sempre, è un piacere per me. E quest'oggi vado a radermi con la massima delicatezza. Quindi userò sempre la ciotola bollentissima, perché questa volta ho utilizzato una candela molto più spessa e con fiamma più alta. Quindi, ciotola che non riesco a farne a meno più, i montaggi per me obbligo farli caldi. Pennello Omega Tasso di prima scelta by Barberia Carottese, la pennellata di Dios, quella originale. Quindi vado a montare il sapone. Sapone che non vi dico che tipo di sapone ho messo perché è indifferente. Ciotola bollentissima, come potete vedere qua. Ci potremmo cucinare. Pennello caldo. Super soffice. Sto provando in diretta questa candela bella alta, come vedete, calore fuma, e sotto, grazie ad Pascià di Elisabetto Occhi, la pittura bianca può andare addirittura direttamente sul fuoco, quasi. Non l'ho sperimentata ancora, però non annerisce. Barba stradelicata, speriamo che uscirà, che con questo pennello in tasso di prima scelta super morbido e caldissimo fa sì che la barba viene ammorbidita senza problemi, danneggiare la pelle ultimamente con pennelli che siano di più duri, che magari graffiano al tatto della pelle. Come vedete, io sapone, dico proprio la verità, non ne ho messo proprio, ci stava già un pezzettino di sapone qua dentro, nei baffi e negli occhiali, ma era pochissimo.
Beh, il tempo glielo dobbiamo dare se vogliamo ottenere una barba super delicata. Molti in questi giorni mi chiedevano il perché la lama non facendo la barba a casa non hanno più la durata di una volta. Nel senso che 3-4 barbe poi devono gettarle. Usa e getta, così è fatto. Però una volta duravano di più, e il motivo ho spiegato, e dico anche qua, che la barba veloce danneggia un po' tutto. Quindi se andiamo veloce, cosa facciamo? Non ammorbidiamo bene il pelo e di conseguenza la lama viene rovinata già dal primo passaggio. Addirittura il contropelo già inizia a non andare bene. Barba stradelicata, vado ad aumentare un pochettino di sapore perché ne era poco prima. Vado a metterlo nella scanalatura perché lo vado a prelevare man mano, e anche dopo finita la rasatura, se rimane là, io me lo trovo personalmente, io potrei utilizzarlo un'altra volta, quindi a casa per una rasatura personale può andare più che bene. Questo pennello è spettacolare. Nulla a caso che Diego Armando Maradona lo aveva tra le mani nel film. Cerco sempre di migliorare, come si dice qua a Napoli, la vecchia a 100 anni fa sempre esperienza. Al momento il mio top è questo. Ciotola che fuma. Lascio leggermente il pennello un pochettino in stand by per far sì che prenda il calore, lo alzo, fuma anche il pennello, ma non scotta. Piacevole. Quindi questo piacere non fa sì che non si innervosisce. Continuiamo a fare la barba nel miglior modo. Allora, rasoio a palmera, chiudo un poco gli occhi per rilassarmi, stradelicata, anche se forse il taglio andava rivisto, però non sto subendo nessun fastidio e dolore alla pelle, proprio perché il montaggio era più che ottimo. Ecco qua, la prima passata è andata. Vado di seconda.
ho voluto lasciare il pennello al di fuori per non farlo, magari forse subire qualche danno troppo di calore, ma poi sperimenterò, scusate. Bello caldo. Ecco qua. A questo punto possiamo spegnere la fiamma perché non serve più. Il sapone che ho messo in secondo momento era morbido, quindi si è esaurito tutto con il calore e vado a fare il contropelo. Quasi quasi la barba è caduta da sola. Quindi nessun fastidio alla pelle, nessun problema, dico nessun problema di fastidi, irritazioni, bruciori. Nulla proprio. Ecco qua. Potrei anche non mettere niente e vi dico e vi assicuro che sperimentato e provato che la pelle rimane bella morbida senza nessun fastidio per giorni, veramente per giorni. Quindi a parer mio, se usiamo una buona tecnica, possiamo farne a meno di tanti prodotti ottimali per la rasatura. Barfo allo La Shave Club Campania, insisto. Perfetto. Pelle che non esige di niente, ma diciamo che lo teniamo qua in barbieria, quindi uso per non perdere l'abitudine un pochettino di benessere,
fluido dopo barba. Dopodiché mi vado a improfumare anche di Aftershave 2006. Signori, come sempre per me è un piacere. Vi lascio alla prossima, tante belle cose a tutti. Ciao, a presto.